questo nuovo video. Troppo felice perché mi sembra che in ogni video vi porto un passettino avanti nello sviluppo e nella costruzione del Bloom Lab. E la novità di questo mese è che, come vedrete, sono arrivate le tende! Ta-ta-ta! Finalmente il lab ha totalmente un altro look. Praticamente la storia inizia l'anno scorso. E infatti in queste clip vedrete che non c'è nemmeno l'armadio della cucina. Quindi a novembre abbiamo conosciuto Enea di MM Salotti, della provincia di Bergamo, e ci siamo innamorati del suo lavoro. È venuto qui e abbiamo scelto insieme i tessuti per le tende che danno verso l'esterno di queste vetrate immense che ovviamente sono fuori misura, e la tenda che abbiamo deciso di mettere per privacy nel soppalco camera da letto mia e di Jimmy. Le nostre necessità era che la tenda che dà verso l'esterno fosse molto stile della casa, no? Quindi minimal, un po' scandinavian, queste tende cadenti, idealmente di lino, ma poi abbiamo capito che il tessuto migliore a livello sia tecnico che prestazionale era un 50-50, e che fossero belle essenzialmente. Il concetto era quello, devono essere belle. Silvia in ecstasy. Ok, questa la tagliamo. Questa la tagliamo subito. Questa la tagliamo subito. Guardate. Un mondo meraviglioso. Che bellezza. Sto tocchicchiando tutto. Bellissimo. Queste per le tende alle finestrone esterne. E poi qua sotto lo studio delle tende oscuranti, che udite udite, io da profana pensavo dovessero essere nere, oscurante nero, invece possono essere anche chiare. Ma dai! Ma dai, Silvia! Vabbè, non si smette mai, guarda quanti colori, non si smette mai di imparare. Meraviglioso. E poi invece la tenda della camera da letto doveva essere una tenda oscurante. Lo so, immaginate, il mio concetto di tenda oscurante è tenda nera, e quindi sono rimasta scioccata quando potevamo avere una tenda oscurante non nera. Vabbè, capite il mio livello di conoscenze di questo ambito. Quindi abbiamo scelto i tessuti e i colori abbinandoli alla casa. Bellissimo, meraviglioso. Sto uno dei momenti più belli dell'arredo di questo loft. E poi Enea è andato al lavoro e è arrivato l'altro giorno, è venuto a portare le tende e ora sono montate. Quindi godetevi insieme a me il montaggio delle tende, perché dà molta soddisfazione. Ragazzi, today is the day, ci siamo, questa è la nostra tenda degli ultimi 6-7 mesi, possiamo dirle addio, sì, non vedo l'ora! Ma soprattutto la situazione proprietaria, questa, il telo da mare, appeso. Sì. Non ho parole addio. Per descrivere la situazione. Addio, addio. Montato il binario. Due da 4 metri. Ci siamo. Sono due da 4 questa. Ci siamo, grande Nea. Grande Nea. Vai, se vuoi salire. Vuoi salire tu? Oh, guarda, guarda. Vai. Più o meno sì, ma ci siamo. Di là, mi pare della giunta sia dritta, raga. Qual è russa, la... sta russando questo. Sì. Senza parole. Ta-dan! Guardate che effetto meraviglioso, le tende su, spettacolo, c'è un gattino là dietro, oh, mannaggia, ecco,
lunghezza giusta affinché Luna non ci si attorcigli. Effetto stupendo. Questo invece è l'effetto finale della tenda privacy nella camera da letto. Meraviglioso, meraviglioso. Sono super felice di riuscire a portarvi con me nell'evoluzione di questo lab, di questo loft, perché veramente lo avete visto quasi un anno fa ormai, vuoto, e piano piano lo abbiamo e lo stiamo riempiendo. E non so, anche il fatto che lo stiamo facendo piano mi piace raccontarlo così, perché a volte, soprattutto per causa dei social o comunque dei media in generale, ci fanno credere che le cose arrivino sempre velocemente, facilmente e subito, e invece la realtà con cui ci confrontiamo noi ogni giorno è che non è così. E spesso io stessa mi sento sbagliata quando ottengo le cose lentamente. Quindi io sono contenta di raccontarvi la lentezza, la fatica e tutti i passi che devono essere o che stiamo compiendo per arredare il loft con le sue fatiche e le sue gioie. Gioie tra cui, visto che siamo in tema di come lo stiamo arredando, finalmente Jimmy ha appeso lo specchio. Ve l'avevo già fatto vedere in un vlog precedente, abbiamo finalmente preso lo specchio e Jimmy l'ha appeso a muro, quindi ora veramente la camera da letto è completa. Sono troppo felice, è veramente la camera da letto dei miei sogni, e io non avevo avuto una camera da letto come la volessi io, perché ovviamente andando sempre in affitto ti prendevi quella che era. Non male, ma ho sempre avuto le camere da letto molto belle, ma questa è nostra ed è come l'abbiamo sempre voluta, o comunque lo stile è il nostro. C'è anche il quadro, quindi veramente meravigliosa, troppo felice. Quindi novità del loft finite, continuiamo con il resto del video vlog. Ciao. Buongiorno, è venerdì 24 febbraio e oggi è prestissimo, sono le 8 e sono a Rozzano nella palestra degli Street Gorilla, perché questa mattina abbiamo uno shooting con My Protein per la festa della donna. Loro programmano in anticipo i contenuti, noi ancora ci dobbiamo arrivare. E ovviamente ho già fatto colazione, perché io non esco di casa senza aver fatto colazione, cioè piuttosto mi sveglio prima, piuttosto mi faccio uno sbatti gigante, ma non riesco a saltare la colazione o non farla con calma, anche perché lo sappiamo, la colazione poi porta tante gioie che ti impediscono, che se non avvengono ti impediscono di vivere la tua giornata a pieno. Sapete di che cosa, sapete a che cosa mi riferisco, e so che vivete lo stesso mio dramma. Quindi la mia giornata inizia benissimo, perché quando io vlog in macchina mi parcheggiano sempre i camion accanto e io vedo Barry con le righe. Gesù santo. Vabbè, ok, tutto a posto. E basta, ora entro, mi trucco, mi sistemo e facciamo lo shooting. E poi devo anche scappare, perché a pranzo c'è una cosa molto bella al loft, quindi intanto facciamo questo. Questo è il mio beauty e c'è anche un sacco di roba che non utilizzo praticamente mai, cioè nuova, che devo sistemare e buttare, però io ho veramente pochissima roba, ma devo dire comunque che sono soddisfatta del risultato. Ora, coda alta, mi cambio e let's go. Ci siamo? Mi fai sembrare grossa? Sembra enorme, gigante, gigante, questi manubri. Devo fare fatica. Il brief è fai fatica.
camminato, ma almeno ho fatto tutta la mia parte. Sto scappando perché abbiamo un pranzo al lab con tutte le coach di Bloomwell, quindi devo essere lì tra 10 minuti. Ovviamente sarò lì fra mezz'ora, ma tutto bene, normalissima amministrazione. Oggi di corsa, odio le giornate così, a me piace fare le cose con calma, però vabbè, ogni tanto non si può programmare tutto, bisogna riuscire a imparare a programmare l'improgrammabile. Ok, ciao! Pranzo con le Bloomwell Coach! Woo! Vale, ha preparato tutto, vediamo. Vabbè. Radicchio, zucchine, broccoli, riso. Oh, top! Mi piace, molto plant-based. Grazie, Vale. Yuppie, tu. Voi mi dite quello che volete, io lo faccio. Giornata terminata, cioè non del tutto, ma attività terminate, io mi sento prosciugata. Mi fa strano perché quando sono in mezzo alle persone sono veramente energica e do il meglio di me, ecco. Estrosa, cioè non voglio dire simpatica, però estrosa, ecco. E, invece appena rimango da sola mi sento prosciugata, come se in quelle ore in compagnia io dessi così tanta della mia energia che poi me ne ritrovo senza. E ora sento veramente il bisogno di stare qua, stesa, a leggere il mio libro e stare da sola in silenzio. Basta, quindi questo è quello che ora faccio. Questo fantasmagorico venerdì pomeriggio, sera. Allora, dovete sapere che ogni mese con Bloomwell decidiamo un libro da leggere per il mese, facciamo tipo book club, quindi poi a fine mese ne parliamo. Il libro che abbiamo scelto questo mese è La parola magica di Borzacchiello e ragazzi è meraviglioso, cioè veramente un libro che parla all'anima e devo dire ripete e conferma tantissimi concetti che poi ritroviamo in Bloomwell, quindi un libro in cui mi ritrovo al 100%, super consigliato. E poi spesa all'Esselunga, questa spesa molto fit, birra. Sotto poi ci sono le mie cosine, il pane, lo yogurt, le uova. Qui stiamo cercando la nostra prossima vittima. La piantiamo? Proviamo a piantarla in terra. La nostra prossima vittima. Tutto quello che vuoi, uccidiamo. Chi vuoi uccidere oggi? Basilico. Oh, vai, uccidiamo il basilico. Vai, sulla pizza noi ci mettiamo il basilico, quindi oh, oggi. Oh, brava. Wow, bravo. Sta da Dio. Next victim, next victim. Yes, we are the killers. Questo lo piantiamo in terra. Se muore anche in terra. Sì, sì.